Grazie Presidente. Sì, io parto un po' da questo, perché mentre sentivo la vostra promessa, che mi è piaciuta tantissimo, mi veniva in mente che sono stato quest'estate due volte in Chiapas, dove abbiamo dei lavori con gli indios discendenti dei Maya, e ci sono alcuni cartelli in alcune comunità che recitano: nulla per noi, ma tutto per tutti. E questo è il motto degli zapatisti, che in questo momento lottano per il riconoscimento dei diritti civili degli indios Maya, che il governo messicano non riconosce, perché questo consente lo sfruttamento delle terre da parte delle multinazionali. Però questa frase, nulla per noi, ma tutto per tutti, a me siciliano, non poteva non farmi venire in mente un altro accostamento di parole, che è cosa nostra. Ed è in qualche modo apparentemente lo stesso significato, ma con uno spirito esattamente opposto. Mentre da quelle parti la cosa nostra è la cosa di tutti, è il bene di tutti ed è il bene per tutti, qua la cosa nostra è il bene per pochi e il male per tutti. Anche se ancora so che proprio qui a Castelvetrano mi pervengono testimonianze di gente che ancora sostiene: ma la mafia comunque qua ci ha portato lavoro. Ed è un falso incredibile, ed è incredibile come ancora venga continuata questa percezione. È un falso incredibile perché la possibilità di gestire ingenti economie e la possibilità di determinare pochi posti di lavoro in realtà ha impoverito questa terra a beneficio appunto ancora di pochi. Mi permetto ancora un riferimento al Chiapas, dove sono stato da pochi giorni, quindi ce l'ho ancora vivo e mi piace l'idea di poterlo condividere con voi. Nelle comunità gestite autonomamente dagli zapatisti, questi hanno formato la giunta del buon governo, che è in antitesi alla giunta del malgoverno, che sarebbe il governo centrale. Come funziona la giunta del malgoverno? Ogni tribù, ogni pueblo, ogni villaggio si impegna a indicare un proprio rappresentante che possa far parte della giunta del buon governo, e si chiama servizio per il buon governo, cioè questa persona designata per 3 anni impiega la propria vita e le proprie risorse al beneficio della comunità. Scaduti 3 anni non c'è la votazione e la rielezione, ma c'è un nuovo uomo o una nuova donna che presteranno il loro servizio, perché la politica non è l'esercizio di un potere, la politica è l'occasione per poter fare qualcosa di buono per la propria collettività, e fare qualcosa di buono per la propria collettività corrisponde a fare qualcosa di buono per se stessi. A me dispiace sentire ormai la stragrande maggioranza di ragazzi che dichiarano: la politica non è una cosa buona. Usano altre espressioni che io qua vi evito. Non è la politica che non è cosa buona, siamo stati noi non buoni ad eleggere, a indicare certe persone non buone quali rappresentanti dei nostri interessi, interessi della collettività. Quindi dire che la politica non è cosa buona è un non senso, perché il senso implicito e intrinseco della parola politica è la possibilità di impegnarsi per poter migliorare le condizioni mie e di chi mi sta a fianco. E il mio fianco è estremamente esteso, non è la mia famiglia,
è la mia comunità, è la mia collettività. Se pertanto quest'estate sotto silenzio è passata una cosa veramente abominevole, il nostro Parlamento regionale aveva l'occasione di votare una norma che prevedeva la non candidabilità di soggetti sottoposti ad azione penale. Quando io lessi questa proposta, mi trovavo da quelle parti, pensai, vabbè, questo è facile, passa facile, sarebbe veramente da stupidi non fare passare una norma così elementare, basilare e scontata. Incredibilmente i nostri politicanti, che noi abbiamo voluto essere nostri rappresentanti al Parlamento regionale, non solo hanno chiesto il voto segreto, quindi non esplicito, non palese, e attraverso il voto segreto la norma che prevede di non poter candidare nelle liste dei partiti soggetti con procedimenti penali non è passata. Soltanto questo elemento avrebbe dovuto non solo indignarci, con accordi, ma non voglio entrare adesso nel dettaglio perché se no annoiamo quei ragazzi, ma questo sì che era motivo per scendere in piazza e chiedere ai nostri rappresentanti di non rappresentarci più. Allora quello che si chiede non è voi perché siete il nostro futuro rispetto a noi che siamo più grandicelli, perché voi non siete il nostro futuro, voi siete il presente tanto quanto noi. Delegare al futuro un'azione vuol dire di fatto aspettare il domani, ma il domani non esiste, esiste l'oggi costante, ogni oggi ha un suo domani e ogni oggi diventa domani, ma è oggi che si chiede la necessità di un impegno, e l'impegno non è fare i bravi, stare buoni. Perché oggi l'impegno allo stare bravi e fare i buoni è un impegno alla passività, è un impegno alla non compromissione, dove per compromissione si intende la partecipazione. Oggi non è più tempo per stare fermi e buoni, oggi è tempo di movimento, oggi è tempo di impegno, oggi è tempo di fare qualche cosa per migliorare e non nell'attesa che altri lo facciano per noi. Ed è vero quello che già chi mi ha anticipato e preceduto ha detto, ed è vero che ognuno di noi lo può fare, ma è vero vero, non vero come slogan, perché alle volte io ho la sensazione che certe frasi noi le sentiamo ma ormai è come se avessero perso di spessore. È vero, ognuno di noi può e deve fare la sua parte, perché c'è la possibilità di farla, a parte il fatto che la cultura, lo studio è una necessità, è un vostro diritto ed è un vostro dovere. Ma io sto pensando a tutte quelle comunità dove lavoro in Centro Africa o in Centro America, dove viene negata la possibilità all'istruzione, negata o resa difficile la possibilità di recarsi a scuola e assistere a bambinetti di 7-8 anni che si partono alle 6 del mattino e fanno 2 ore e mezza a piedi, perché sono consapevoli, paradossalmente a quell'età sono già consapevoli che l'unica possibilità che hanno per riscattare loro stessi la terra è sapere, conoscere. D'altro canto, se padre Puglisi è stato ucciso, non è stato ucciso perché dava la caccia ai latitanti, è stato ucciso perché faceva un mestiere preciso, educare i ragazzi a rifiutare la logica della sopraffazione, della violenza, del potere, ma educava i ragazzi al servizio reciproco, come padre Puglisi, padre Peppe Diana, che per amore del mio popolo non tacerò, diceva. In altre parole, chi gestisce il potere criminale ha sì paura dei carabinieri, della polizia, della finanza, ma vi assicuro che ha molto più paura
del fatto che noi si possa acquisire una cultura tale da non consentire più alla strategia criminale di affondare le radici in un humus che è di subcultura e che di fatto garantisce una sopravvivenza. Noi dobbiamo dire quante cose belle abbiamo in Sicilia, ma saremmo dei falsi se non indicassimo che noi in Sicilia abbiamo anche tracce di cultura che di fatto consentono a questa criminalità organizzata di proliferare non solo come banda armata, ma come sistema di valori. E non ci deve consolare il fatto che oggi questa finalmente riconosciamo che non è solo un patrimonio siciliano, ma è ormai Nord Italia o Europa e altro. Ma se noi lasciamo sole le forze dell'ordine, le forze della magistratura nella lotta contro la mafia fa quello che ha fatto finora, tolto un capo, se ne rimette un altro, perché il vero problema è su quali presupposti culturali si poggia una organizzazione criminale come quella mafiosa. Che tra l'altro, se l'organizzazione criminale non avesse avuto la possibilità di essere sostenuta da quei pezzi di Stato, inteso questa volta come istituzioni che l'hanno protetta, oggi sarebbe stata alla stregua di qualsiasi altra banda criminale e come tale, nel giro di breve tempo, sarebbe stata sconfitta. Ma se siamo quasi già nel secondo secolo di sopravvivenza di questo tipo di struttura criminale, è perché non è solo un fatto delinquenziale, ma è anche un fatto culturale. Se noi prendiamo acquisizione di questo, non è più solo una lotta e una battaglia delle forze dell'ordine, ma diventa un impegno civile costante di tutti. E vi ricordo che noi in Sicilia siamo 5 milioni di abitanti, mentre si stima che gli affiliati a Cosa Nostra o alla Stida o alle organizzazioni criminali non superino i 5.000, cioè 5.000 persone hanno fatto di 5 milioni di persone un unico blocco di mafiosi. In gennaio sono stato nella Repubblica Democratica del Congo, al meridione, a Lubumbashi, in Eretti, quando hanno saputo che io venivo dalla Sicilia, mi hanno detto: ah, dalla mafia in Congo. Cioè siamo stati capaci di permettere ad altri di esportare un'immagine di noi che conosco in tutto il mondo. Soltanto 5.000 persone contro 5 milioni. Ecco perché non è più il momento di fare i bravi, perché è un concetto passivo. È il momento di muoversi per fare delle cose buone, che è un concetto attivo. Auguri per quest'anno a tutti.